Io non ho visto la partita per intero ieri sera, però oggi riguardavo anche gli highlights, no? Oltre aver letto chiaramente. Gli highlights raccontano al 52esimo quel presunto rigore per la Juventus e poi l'episodio dopo è Bremer al 90esimo. Sì, sì. Nel mezzo il nulla. Concordo. Questa Juve fa un po' meno paura? Ma io continuo a dire che secondo me andrà a fare sicuro più di 80, se non più di 85 punti, perché ieri, diciamo, vedendola da interista la poteva vincere come ha vinto le altre. Alla fine poi l'episodio, sono d'accordo, anche se oggi ho letto, anche perché non l'hanno fatto vedere la moviola, diciamo, da parte Genoa, che reclamavano per il primo tempo un altro fallo, poi c'era anche l'espulsione di Malinowski, ma era il 90esimo. Netta, un netta, grosso netta, diretto netta, quello. Netta, così come il tocco di mano di Bani, il 90esimo, però torniamo sempre ai soliti discorsi, se c'è una decisione da prendere tu la devi prendere, anche dico, se sei al 96. Le ho dette tutte perché così sono tutti, diciamo, e poi c'era un altro episodio, però dopo poi ne parliamo, lunedì so che magari scendiamo anche di più, sì, nel dettaglio, sì, domani, però poi le vedremo, al di là di, ecco, sì, cioè dopo domani al di là del singolo episodio, io ho visto una Juventus che quando ha subito il gol non ha creato, ma all'improvviso è andata a pressare il Genoa. Allora sull'entusiasmo del vantaggio, perché non ha il Genoa ha avuto la reazione immediata. Secondo me, il Genoa ieri ha fatto un'ottima partita a livello di intensità, di grinta. Per esempio Malinowski e Gudmundsson sembravano due, tutti gli spazi nel primo tempo, sì. La Juve non trovava il filo logico del gioco, perché il Genoa era lì e ha chiuso tutti i varchi. Ti dico densità. Di più, cioè, secondo me Gudmundsson e Malinowski avrebbero fatto comodo dove ci sono Miretti, Locatelli e McKennie ieri, cioè, per dire che a livello di propositività, mentre dove il Genoa non l'ho visto perfetto? Dietro, sì. La Juve ha avuto l'occasione, il portiere che gli sbaglia la palla, Martinez gliela passa e Vlahovic per poco non segna, il rigore, hanno sbagliato un'uscita e per poco non segna, perché si intestardivano a voler anche giocare anche nel secondo tempo. Martinez sbaglia, Chiesa prende il pallone, fa lo scavetto, per questo Martinez dico, secondo me ieri la Juventus sull'entusiasmo di essere passata in vantaggio non alla fine ma prima, poteva forse provare a fare quello che poi ha fatto dopo lo 0-1, quando però gli spazi diventavano... Sai qual è il difetto più grosso della Juventus di quest'anno? Poi il gol del Genoa è molto bello, perché hanno fatto veramente di pregevole fattura sia Gudmundsson che Koeman. È lodevole il lavoro che ha fatto Gilardino. La Juve è una squadra che non chiude mai le partite. E queste gare ostiche, difficili, loro in casa col pubblico che ti è sulle spalle e ti sospinge, se tu non chiudi queste partite poi rischi di arrivare. Due minuti di break, poi con Giacomo e Francesco chiudiamo il primo giro di banco sulla Juve, ma ne abbiamo tante da dirvi, tante altre clip e parole di Allegri. La Juventus ha 37 punti in 16 giornate, ne mancano 3, vuol dire che può anche superare i 45 al giro di boa, sì, che inizia a essere con 10 gol subiti anche per questa, tutti questi punti, perché può vincere le partite anche segnando 13 gol in meno dell'Inter, perché l'obiettivo non è fare il bel gioco e creare più dell'Inter, l'obiettivo è fare più punti di tutti. Allora, quello che ha detto Giacomo, che avete detto voi, l'analisi è giusta, noi già ormai l'abbiamo assodato che la Juventus ha una cifra qualitativa inferiore all'Inter. No, ma non all'Inter, proprio per la squadra che è la Juve, lascia stare l'Inter. Ma lo scudetto se lo sta giocando con l'Inter. Ma non possiamo prendere, perché secondo me la Juve in mezzo al campo è più scarsa anche della Roma, se hanno tutti a disposizione. Ma non hai fatto non l'Inter. Mercato, però fatevi finire, allora, perché noi abbiamo detto il Napoli ha maggiore cifra qualitativa della Juve, va bene, ma nel calcio non conta solo quello, tanto che il Napoli prende gol a un cross che fa la Juve, non hai la difesa solida conta, e la Juventus la difesa solida ce l'ha. La poi Juve, è vero che aspetta Franco, è vero che nelle ultime quattro partite vale 3 Meret, come ha detto, vale 4, ma poi infatti Allegri quando vince col Cagliari 2-1 in casa dice, però attenzione, apre un campionato là, nelle ultime 3 abbiamo preso 3 gol, un gol a pari, mentre prima non ne stava prendendo, è così. Oh, allora la Juve come può essere diciamo da scudetto se è così ermetica dietro da far valere quella poca capacità offensiva per fare i 3 punti lo stesso, perché non prende gol? L'ha fatto tante volte, sì, lo può fare pure per il girone di ritorno, tra l'altro forse aggiungendo un centrocampista, sì, perché attenzione, tu se di Juve da scudetto, tu sai che io la penso, Franco, in un certo se tu modo, giri l'ho detto tante se volte tu giri qui, a 40, come dice sempre Allegri parla di punti 90, 85, adesso ha detto la quota Champions è 72. Aspetta, la quota scudetto è 90. Scusami, ti faccio concludere, ti giuro Fabiano, riusciamo a mandare Allegri che parla dell'obiettivo della Juventus, dura 9 secondi, sì, questa sì. clip è così. Ma lui dice sempre la quinta. Ascoltiamo ieri cosa ci ha detto Allegri a riguardo.
bisogna rimanere sereni a lavorare, perché comunque il nostro obiettivo è quello di arrivare nei primi quattro posti. Intanto sarà un altro punto, andiamo a 37 e ora sabato abbiamo Frosinone, che comunque è una partita molto difficile. Che l'ha ribadito, eh? La realtà è questa, la Juve non può fallire uno dei primi quattro posti. Ma quello vale per tutti, per tornare in Europa, per cercare di sistemare i bilanci. Poi io concordo con te, Michele, questa è una Juve che con dei problemi a centrocampo, con un attacco dalle polveri bagnate, è comunque lì. Personalmente, lo dico da inizio anno, lo dico adesso, io non credo che possa essere da scudetto. Però è una squadra tignosa che ha ricreato una mentalità che per esempio l'anno scorso, l'anno prima non c'era. E questi sono i valori positivi. Poi vediamo nel corso, cioè, perché della stagione... No, scusa, perdonami, sul discorso della mentalità non sono tanto d'accordo. Perché l'anno scorso la Juventus, con quello che ha avuto, è riuscita, se non aveva la mentalità giusta... E le caratteristiche giuste per lottare. Ti piace di più Fame? Ti piace di più Fame? No, quest'anno, tu hai detto quest'anno ha più carattere? Più carattere, più dell'anno scorso? Più mentalizzata, sì. Secondo me no. Questo carattere. Guarda che i giocatori sono gli stessi. Ma vuoi che ti spiego perché? Sai perché quest'anno ti dà l'impressione che ha più carattere rispetto a per l'esperienza dell'anno scorso? Perché io ti dico che dentro in uno spogliatoio dove ti succede quello che è successo alla Juventus. Se loro poi raggiungono quell'obiettivo che hanno raggiunto, perché hanno fatto un campionato pazzesco, giusto? Sono arrivati terzi, esatto. Poi allora, è arrivata la penalizzazione. L'esperienza, caro Franco, dell'anno scorso la stanno avendo adesso. Sì, ma la stanno perché, come hai detto te, sono gli stessi. No, ma concordo. Ecco perché hanno più carattere quest'anno. Diciamo che ha un... allora, l'anno scorso spesso eravamo qui e me lo ricordo a dire, questa è una Juve che in una fase della partita improvvisamente al blackout e stacca. Quest'anno è successo raramente, penso alla gara per l'esperienza dell'anno scorso, con il perché Sassuolo. Hanno avuto l'allenatore è lo stesso, i giocatori quindi sono uguali. Quindi vuol dire che da questo punto di vista sei cresciuto. Ragazzi, allora, però per ci vincere sono il campionato tante cose non è che devi avere solo il lavorare. Valore assoluto, è una corsa relativa con gli altri. Ci sono campionati che si vincono a 81-82, campionati che si vincono a 90. Cioè, l'Inter non è detto che adesso deve andare in Arabia, poi c'ha l'ottavo di Champions, non si sa se l'ottavo di Champions lo supera, perché se fai un quarto, se vai avanti in Coppa Italia, potresti avere quattro partite ad aprile, partite in più a marzo. Oh, allora, cioè, tu non è detto che devi fare 90 punti per forza. Se giri a 45, non puoi dire. Allora, uno è ridicola sta storia che la Juve non è in corsa per lo scudetto. La Juve è in corsissima. Ausilio per lo ha scudetto. Detto Juve, Milan e Napoli non partivano solo con l'obiettivo di entrare tra le prime quattro. Alcune si nascondono di più rispetto a noi. Napoli e Milan lo dicono, la Juve non lo dice, ma lo dicono i giocatori della Juventus. L'ha detto Rabiot e Allegri. Però, ha fatto la battuta, non siamo nello stesso spogliatoio. D'accordo. Allora. Per te la Juve è da scudetto. Ma certo, abbiamo lo sta dimostrando. Fino adesso di carenze qualitative. Sì, una squadra con delle carenze non deve qualitative vincere a centrocampo, Champions. Magari se ragazzi, fai ma un grande acquisto... No, ma magari un grande acquisto se lo fai a gennaio puoi aiutare. Tutti i quarti. Il Milan è lontano, il Napoli non ne parliamo nemmeno. Poi, no, la Juve sta sorprendendo. Che ne dica la gente... Anche lo stesso Allegri che non vale niente, comunque giocare una partita a settimana vale. Sì che vale. Sì, certo. Ma poi ieri sera mi spiegate, mi spiegate perché ieri sera gli ultimi 20 minuti schiumavano lì tutti, dobbiamo trovare la soluzione. Sei a più 20 sulla quinta, per esagerare. Stai facendo 1-1 a Genoa, un pareggio ogni tanto. Hai un ex invece calciatore vicino. C'era il sorpasso. Quando sei sul campo per la quinta hai la disagonistica, ragazzi, vuoi vincere. Ma domani sera l'Inter, Michele. Dove gioca... In serie a Roma con la Lazio, sì, ma che non è una passeggiata di salute. È ovvio che quello che dice Allegri si nasconde vale dietro vale, cioè nel senso lui parla di quarto posto, ma in cuor suo sa che se resta con questa media e continua a fare questo campionato pur giocando un calcio che, ripeto, a me non piace, però evidentemente è efficace, forse quello che può, comunque avanti. Nel momento in cui ti trovi a 2, 3, 4 punti dalla prima della classe, ci credi. È inevitabile che provi a vincere lo scudetto. Ma certo, ma questo infatti la scia da tenere è quella dell'Inter, cioè. Lo dicevo l'altra volta, lo ripeto, fino a febbraio, se a febbraio sei lì, allora
puoi provare a giocare. C'è un altro, l'ultimissima. E gli scontri diretti quest'anno la Juve, altro che li ha fatti. L'ultimissima, li ha fatti, Franco, bene. Ti dico non un'altra cosa. Quando... No, è chiaro, però vi ripeto, ragazzi, dovete guardare anche gli episodi. Cioè, tu dici non ha perso uno, va bene, con il Milan. Ma infatti sugli episodi, ci arriviamo dopo, perché parleremo. No, e dico, a volte ti girano contro. Ma le annate che vinci ti girano a favore. Le annate che devi vincere, ti va sempre a Napoli. Allora, ripartiamo dall'episodio. Dai, dimmi un gol, ti prego. L'Inter. Ormai da ieri è praticamente ufficioso, quasi ufficiale, rimanderà Inter-Atalanta di gennaio per la Supercoppa. Questo non era previsto. E lo scontro diretto è il 4 febbraio. Se vedete il calendario della Juventus fino a Inter-Juve, avrà una partita in più perché l'Inter la rimanda. È difficile che l'Inter vada a guadagnare punti sulla Intanto Juventus. Vediamo cosa fa l'Inter. Però tu hai visto che la Juve può pareggiare anche col Genoa. Cioè non è che le vince tutte la Juventus, ma anche, capito? Ma anche l'Inter prima o poi non capito, col Bologna ha pareggiato, col Sassuolo ha perso. Ieri sembrava che la Juve le dovesse vincere tutte, no, e invece come vedi, no, però ieri c'è stato un episodio giustamente sul quale dobbiamo fermarci. Ripeto, chapeau ad Allegri perché non alimenta polemiche, noi però giustamente ne dobbiamo parlare, secondo me fa un po' di confusione oggettivo o soggettivo. Perché la decisione è soggettiva, ma se l'episodio, Francesco, è oggettivo... Ma poi soprattutto... Cioè, il VAR è soggettivo, cioè ci sono dei soggetti che decidono gli uomini, certo. Perché se tu devi valutare l'operato di un'altra persona che non è un fuorigioco, quindi giudicabile dal punto di vista della tecnologia, cioè quello, il rigore reclamato dalla Juventus non è soggettivo, è oggettivo, è un fallo di mano, è un fallo di mano, e quello è calcio di rigore, cioè ci sono degli interventi, cioè ogni valutazione del VAR è, a parte il fuorigioco, ribadisco, è soggettiva, perché c'è un signore che giudica e valuta l'operato di un altro signore, gli dice secondo me c'è qualcosa che tu devi andare a rivedere, si prende la responsabilità. Cioè, secondo me c'è un errore che tu hai modo di andare a correggere, però sul fallo di mano, sull'intervento alto pericoloso c'è un equivoco, c'è un clamoroso, e quella deve quello, essere la scelta, in quello che decisione. Sostiene Allegri e tantissimi come Allegri, e mi dispiace che tantissimi sono del mondo del calcio, ex giocatori, Giacomo, perché sostengono questo, la polemica c'era e ci sarà perché si è spostata da chi decide in campo a chi decide dietro la macchina, ed è una falsità. Perché? Perché il VAR è intervenuto e ha risolto tante situazioni in cui in campo l'arbitro si era perso, perché ci può stare che tu te lo sulla perdi. Bontà del VAR non si discute. No, ma lui mette in discussione. Lui mette in discussione come tanti altri. Il problema però... E la domanda si torna sempre lì, uno si domanda e dice ma perché non sbagli l'hai chiamato? Anche se stai davanti alla macchina. Perché non l'hai chiamato? Però siamo tutti d'accordo che con la macchina in più continuano a esserci gli errori, ma sono diminuiti tantissimo. Errori inaccettabili. Se io ho la tecnologia, ho 34.000 telecamere e vedo il Mani di Bani ieri, che è impossibile non vederlo, e il fallo che subisce il Diz, ma lì c'è poco da fare, quello è il rigore. Ma io ho visto pure un fallo di Cambiasso su basket, il tifoso oltre ai due che dici fa questo tu. Tipo di domanda: a cosa serve la tecnologia in questo momento su degli accadimenti che sono oggettivi? No, soprattutto perché poi adesso che c'è modo di ascoltare anche i dialoghi tra l'arbitro, gli audio, bar, certo. No, gli audio. Allora è chiaro che, cioè, se io ascolto l'audio di Napoli-Inter e sento i varista che dice sulla cintura di Lautaro, sullo Vodka, vai non c'è niente, no, dai, siamo seri, cadono le braccia, no. Il problema c'è niente, è anche l'arbitraggio, è non frettoloso, secondo me. Secondo voi perché ieri non ha dato rigore lui? Sarebbe utile saperlo, ma perché sarebbe utile, no, già, però noi adesso stiamo discutendo, Giacomo, secondo me perché c'è la tecnologia che ti può aiutare, secondo me, perché nelle pieghe del regolamento, per quanto possa essere sbagliato, qua, bravo, scusate Milinkovic, grande uscita, bravo in uscita, per quanto possa essere sbagliato, c'è un tocco non diretto sul pugno del giocatore che ha aperto, c'è una strisciata sul petto, sulla coscia, pancia, coscia, no, sulla mano. Coscia, no, coscia, e data la vicinanza viene giudicato non punibile. Ma nonostante questo tipo di motivazione, per me quello è rigore. Sai qual è il problema? Anch'io ti dico la verità. Io darei rigore perché la palla può andare a un giocatore della Juve, può far gol. Infatti era direzionata lì. L'ho visto.
Però io ti dico, vedi, io non voglio difendere l'arbitro, però vedi che comunque c'è una motivazione perché non ha dato rigore, perché se no non è possibile che no, tutto il io mondo vorrei sentire gli audio, sempre Giacomo, motivazione, io Giacomo, vorrei sentire c'è gli sempre audio, motivazione perché un rigore no, del perché, genere non può però andare prima c'è anche la motivazione Franco, del troppo poco no però Francesco prima io stavo ascoltando Franco sembra che si siano girati dall'altra parte no ma è clamoroso, non, è clamoroso. Allora volevo capire nessuno si gira dall'altra parte, vengono fatte delle valutazioni secondo me talvolta errate anche dai varisti sbagliate sì, no, cioè, quello allora, è il punto io, il fallo su Osimhen troppo poco. Ma cosa mi dire? Significa troppo per quello poco? Non è rigore. Per loro non era un fallo, c'è un tocco e non c'è un sapete, fallo, non c'è uno sgambetto. Sapete non c'è che cosa comuna queste due partite? Fallo vedere all'arbitro, portalo a vedere all'arbitro, fagliela vedere. In ogni caso, lì dicono che solo se c'è una cosa inequivocabile, io vabbè, scusa, e Acerbi non prende mai il pallone, prende la caviglia di Osimhen, ma cioè più oggettivo di così. Non è vero, sapete ma non c'entra prendere o non prendere, sai qual è il nesso tra le due partite? E che un arbitro come Massa oggi non può arbitrare. Allora, Franco, un arbitro del genere tu lo devi sospendere. Prima cosa, perché non c'entra niente Massa e il VAR. Seconda cosa, ieri c'è un episodio per il Genoa, non hai visto ma non se ne parla da ieri e non Michele, si capisce non perché hai visto non la partita. Lo faremo vedere. Ti dico solo una cosa, l'arbitraggio di Massa ieri è inverecondo, indecente, si è inventato degli ma angoli. Il rigore è roba di VAR. No, fammi finire. Il rigore è roba del VAR. Io ho visto la partita, ieri si è inventato un angolo per il Genoa, fallo su un giocatore della Juve, Kostic parte e non dà il vantaggio, dà un cartellino giallo a Milik che è una cosa che non sta nel mondo. In questo momento un arbitro come Massa è inadeguato, non voglio dire che sia scarso, inadeguato, un arbitro del genere tu lo devi fermare. Però, non scusa, puoi permettere che rovini o sì, non ma rovini se devono fermare tutti, due devono partite fermare. Così non importanti ce ne sono di come tanti arbitri Napoli di Inter qualità e Genoa Juve. A me fa specie, perché poi Franco. Noi abbiamo parlato della condizione vabbè, finisci, dello me lo dici, concludo però. Dello status della Juve, di come gioca, come non gioca, ma il calcio è fatto di episodi, quel rigore tu me lo dai, magari arrivare. Poi la Juve lo e sbaglia, qua che volevo arrivare Michele, ma per anni ci avete insegnato e ci avete detto che gli arbitri sono l'alibi dei perdenti, che le partite vanno giudicate andando al di là degli episodi, che nella corsa a tappe c'è vince il VAR, sempre il migliore, Michele. Che gli episodi non indirizzano proprio niente, c'è che gli episodi si equilibrano alla fine dell'anno. Adesso magicamente ma c'è un episodio non che ti indirizzano? Piace mettere. Ma Giacomo, tu allora, hai giocato, le partite spesso sono episodiche, c'è un episodio ma che lo dicevo io, gara. Lo dicevamo in tanti prima, ma non facevate orecchi da mercato. Ma sì, è vero anche chi? Che Michele mi ha fatto chi? Vedere un episodio prima su Cambiaso che sì, me l'hanno mandato non dei... ci sono puntati i riflettori sopra, però insomma è una cosa abbastanza sì, clamorosa. Però è Cambiaso sul basket che va. Allora, dico solo questo, non è che sono episodi seriali. Ma scusa, Juve a Juve Bologna hanno fatto vedere un rigore che abbiamo visto tutti a velocità naturale per il Bologna. Che, c'è. Che mia, cosa avete detto tutti quanti juventinologi? Su Chiesa c'era rigore? Tutti, su Chiesa c'era rigore? Su Chiesa c'era rigore? Perché adesso non dobbiamo vedere tutti e due? Ha parlato dell'arbitro. Ma perché adesso non dobbiamo vedere tutti e due? Volevo una risposta da lui. Secondo te c'era un rigore anche per il Genoa o no? Io quell'episodio, giuro, non me lo ricordo. Lo dicevo prima nel nero pubblicitario. No, vorrei vederlo contestualizzato a velocità reale. Perché così, non, sinceramente, io quello che dico, quando ci sono cose clamorose... Lunedì come lo quelle, beh, questo è clamoroso, ieri, questo rigore, se c'è e non l'ha dato... Perfetto, è inaccettabile perché c'è la tecnologia. Ci hanno raccontato perciò, che con vedi, la tecnologia queste cose allora, a questo punto, se c'è anche un rigore non dato a Genoa, c'è stato l'errore sia per la Juve che per il Genoa. Ma è triplamente così grave. Così come Juve e Bologna. È una cosa triplamente grave. Allora, Massa, qual è la conseguenza, Franco? Che vogliamo fare? Vogliamo sospendere il campionato? Vogliamo far fuori tutti gli arbitri? Gli arbitri sono non all'altezza, l'abbiamo visto in Champions, pure peggio forse degli italiani. Allora che facciamo? Devono Massa crescere. È confuso, non è in grado di arbitrare delle partite. Non è confuso, in questo poi questi rigore fuori. Ieri di Gbani è il VAR che sbaglia, non l'arbitro, perché il VAR deve richiamare. Benissimo, e l'arbitro, l'intervento di Malinowski su Huijsen non l'aveva nemmeno e quello pure è VAR, secondo non me. Anche quello sì, è VAR. Per me è rosso, piaciuto che il VAR è rosso netto quello là, è rosso netto, ma è da VAR.
tutto quello perché che vuoi. Perché il VAR interviene, ma può intervenire per i rossi. Ma ti ho citato quella che è stata la conduzione di gara di un Massa che in questo momento... Ma ho capito. Quello di Malinowski è persino più grave del rigore, secondo me. Sì, perché quello di Malinowski sono di Massa è evidente. L'arbitro a velocità naturale non si rende conto di dove arrivi. Però il VAR è facile. Al VAR è di facile lettura di quello. Ma quello del VAR è proprio roba da fermo immagine. Ecco, quello è oggettivo, non è nemmeno soggettivo. È come Berardi. Esatto, Brenner. Cioè lì abbiamo intuito e poi ci hanno spiegato che c'è un nuovo termine per questo tipo di interventi, leggera strusciata. Quando il piede è a martello, secondo me non dovrebbero esserci differenziazioni, e invece abbiamo scoperto no, che però è vero che c'è un obiettivo di base, è un obiettivo di base, ne ha parlato anche Rocchi quando è andato a Open VAR, cioè di cercare di considerare il rigore una cosa seria, un qualcosa importante. Beh, quello anche di ieri è una cosa addirittura hanno portato seria. Le statistiche, no, ma infatti secondo me c'erano tutti e due. Tutte e due, uno per parte, e che sono diminuiti da 150, 115 anche per uniformarsi. Poi però concludeva il discorso Rocchi dicendo però quando ci sono bisogna fischiare. Ci farà l'Inter, andrà a Roma per la lunga in Serie A, non è facile perché le partite le ultime che Inzaghi ha giocato a Roma contro la Lazio di Sarri le ha perse tutte, però prima volevo soffermarmi un attimo sulla questione Champions League che avete menzionato poc'anzi. Abbiamo visto quest'anno come la differenza tra le varie prime e seconde sulla carta era abissale. Ora mi chiedo allora perché nella settimana nella quale tu affronti l'Udinese e poi la Lazio, però hai la sfida con la Real Sociedad, tu lasci Lautaro Martinez per la terza volta consecutiva in Champions League in panchina. Infatti è una cosa che non ho capito. Cioè è evidente che tra Inter Udinese e Inter Real Sociedad fosse molto più importante la partita della Real Sociedad. Cioè con l'Udinese... Visto il livello dell'Udinese soprattutto, secondo me se facevi due o tre cambi con l'Udinese la portavi a casa lo stesso. Poi eventualmente infili la serata sbagliata al 60esimo, al 70esimo, metti dentro anche Lautaro Martinez. Secondo me devi giocare con la formazione titolare, giochi con la Real Sociedad, non certo con l'Udinese. Io Francesco sono d'accordo con voi e ho cercato di approfondire e alla fine la risposta c'è, è univoca, chiara. E addirittura mi dicono che solo io alla fine non l'avevo capito ed è anche un po' vero, dai diciamolo, perché non mi volevo arrendere di fronte all'evidenza, perché per me l'evidenza è che la Champions League sono curiosissimo viene soprattutto. Qual è la risposta? No, la risposta è che questo scudetto vale più di uno scudetto e basta, per mille motivi. Uno è la seconda stella. Alla quindicesima giornata fai un ragionamento del genere. Michele. Uno è la seconda stella, due l'Inter l'ha perso due anni fa con il Milan. D'accordo. Tre stai lottando con la Juve, quattro Inzaghi non ha con l'Udinese in casa alla quindicesima giornata. Non si vuole lasciare niente di intentato o di rimpianti in campionato. Tutto il resto viene dopo. Fiducia in più in Champions, l'Inter poi magari lunedì peschi City dici se fosse arrivato primo. L'Inter era già qualificata in Champions. Ma cioè, cambia tutto sulla carta. Ma sono d'accordo. Arrivare primo e secondo. Ma sono d'accordo. A parte il fatto che mi sembra abbastanza attaccato al soldo la proprietà, che anche i 2 milioni e 8 della vittoria è intervenuto. Esatto, ma infatti anche per quello. Quindi invece Zhang interviene alla cena di Natale. Tra l'altro stasera è stato anche riportato ufficialmente, ma già la Gazzetta l'aveva anticipato qualche giorno. We have a dream. L'Inter ha un sogno. Il sogno qual è? 6 a dicembre. Sei primo in classifica a dicembre con l'Udinese in casa. Sì. Guarda l'Udinese dov'è. Ma l'Inter cerca l'Udinese, cerca in basso l'Udinese. Cerca piuttosto in basso. L'Inter con la Real Sociedad ha giocato con 7 titolarissimi, 3 che sono giocatori che giocano sempre. Lautaro Martinez, punto. Lautaro, Barella e Bastoni, loro tre. È dominante oggi come oggi, ma è dominante, Michele. Tu con l'Udinese non puoi cominciare la partita con Arnautovic e Sanchez. Rispondimi a questo. Puoi cominciare con l'Udinese con Arnautovic e Sanchez? No, con l'Udinese con Arnautovic e Sanchez. Con l'Udinese la cosa più importante è sboccarla. Non è che siamo io e te. Mi puoi dire alla fine del primo tempo, toglilo. Ma non inizi con Arnautovic e Sanchez. Non puoi. Secondo l'obiettivo è vincere lo scudetto con l'Udinese, devi vincere. E non puoi vincere con Arnautovic. Inizi con le seconde linee. Accetto anche la tua osservazione. Fine primo tempo Inter Udinese 3-0. Fuori. Lo potevi ha tolto Thuram, che secondo me per esempio poteva rimanere in campo. Ma li togli tutti, ma sul 3-0 ma fai 5 cambi all'intervallo. No. Ma fa neanche uno slot, te lo lasci sempre alla fine. Estremizzando, Michele, sto estremizzando ovviamente. Sempre in 5 cambi. Sul 3-0 a fine primo tempo con l'Udinese. La partita in ghiaccio. Barella, Çalhanoğlu e Lautaro
di bastoni. Gli affatti erano cambi più o meno obbligati. Per esempio, Thuram è un attaccante titolarissimo. La, la paura è controproducente in generale, secondo me. Ma sul 3-0 a fine primo tempo, ma togliere contemporaneamente Thuram e Lautaro. C'erano altre situazioni di campo in cui, per esempio, si sapeva che dovevi fare il cambio. C'erano altre zone di campo. Ma tanto li hai fatti giocare gli attaccanti, poi li hai messi dentro. Ma il problema non è tanto il fatto di toglierli, è il fatto poi di non farli giocare Lautaro. Mercoledì. Allora, Lautaro, oggi l'Inter ha un attacco che è il migliore del campionato, 37 gol. Ma non si può nascondere che c'è uno che ne segna 14 in 15 partite. Allora, non dico di metterlo nella campana di vetro, però tu ogni partita, se devi fare la formazione, fai Lautaro e altri 10. Invece devi avere la forza e il coraggio alcune volte. E Inzaghi l'ha avuto a Salerno, poi è entrato, ha fatto 4 gol tra l'altro. E in altre partite di Champions, vedi Salisburgo, è entrato nel finale, l'Inter ha vinto 0-1, ha segnato... E adesso anche questa con la Real Sociedad, ma così come è capitato altre volte. Perché se no, l'ha detto Inzaghi, posto l'Inter e Real Sociedad, gli abbiamo chiesto. Ha detto, io devo arrivare con i giocatori... forti, tutti, più possibile alla fine, non è che devo vincere i traguardi della montagna, l'intergiro, devo vincere Michele, il giro alla fine. Michele, io e ha ragione, domenica, perché Lautaro tutti gli anni ha avuto un mese di calo. Domenica eravamo qui, quest'anno no? Non lo può domenica permettere. Eravamo qui e analizzavamo, ragazzi, quello dai, che è l'andamento, il rendimento dell'Inter in campionato e in Champions. Io ti dissi, il rendimento europeo non è così stradominante come succede in Italia. No, era, e tu invece è passata dicevi, al quarto c'era turno, anche Paolo, no, che conduceva, tu dicesti turno. No, anche in Europa. Guarda, in Europa, che arrivare secondo spento o primo nel girone dei Champions sono due cose completamente diverse. Lo so, ma non secondo me se ti giochi il primo posto lì in quella gara, capito, con Real Sociedad, cioè, l'ultimissima, però tu continui a parlarci di quello che pensa l'Inter, ma noi stiamo vedendo quello che pensi tu. No, io cioè, te... sei ma io ve l'ho dell'Inter. Già detto tu cosa prima. Ne pensi? Io ve l'ho già detto ha prima. Ha sbagliato Inzaghi a non mettere Lautaro Martinez. Ma se vi ho detto come premessa, mi sono arreso di fronte all'evidenza. Perfetto. Allora voglio sentire Giacomo. No, però dico lo scenario di Franco che dice diversamente. Lo sapete qual è? L'Inter che arriva alla semifinale di Champions col Manchester City con 3-4 infortunati e perde per un punto lo scudetto perché ma si è dissanguata. Ma chi la dice? È il loro sogno, quello è. Vabbè, quale? Giacomo, Lautaro questo? Martinez doveva giocare titolare con la Real Sociedad per giocarsi il primo posto nel girone, che può cambiarti le sorti in previsione e qualificazione? Evidentemente per Inzaghi no. È inutile che stiamo parlando da 3 ore e ognuno ha il suo pensiero, ma se Inzaghi ha fatto questa scelta vuol dire che per lui no. No, e lui avrà un motivo che solo lui sa. Io posso dire solo la mia, magari. Secondo me, Franco continua a dire, sapete che arrivare primo e secondo... tu pensi che Inzaghi non lo sa che arrivare primo e secondo può trovare altre squadre? No, no, ma io... Allora, no, aspetta, fammi dire però. Campo, fammi dire quello che penso, se no non riesco a spiegarmi. Vai. Dato che avete parlato e doveva far così... La domanda mia, che mi faccio a me, Inzaghi se ha fatto questa scelta, l'ha fatta per un semplice motivo che lui ha ritenuto sicuro, di far così. Sicuro. Il problema è che quello che sappiamo noi, che se arrivi secondo o primo, cambiano le squadre che incontri. La domanda che io mi sono fatto personalmente, in base a quello che mi ha detto Paolo, è una sola. Che lui ha ritenuto di far riposare Lautaro e Barella, ma non perché sa di vincere lo scudetto, perché in quel momento li ha visti che non stavano bene e potevano essere a rischio, forse. Okay? Ma noi ci chiediamo perché non hanno riposato Cludinese, no, invece perché, che con la Real Sociedad. Perché Cludinese lui li ha visti bene. Bene. Paolo, no, l'allenatore... Ma tu devi ragionare, sai che in una settimana c'hai una partita... Noi l'unica cosa che non possiamo... Noi non possiamo sapere cosa succede dentro a Piano Gentile, ok? Allora, io da esterno, se tu mi fai la domanda, ti dico, con l'Udinese, giustamente tu mi dici, ma come mai? Con l'Udinese, potevi, come ha detto Francesco, potevi far giocare tizio, che hai sempre... No, ma io ti dico, Giacomo, se durante la partita... 3-0 fine primo tempo, esatto, no, ma io voglio dire un'altra cosa, io il primo tempo non so come va. Durante la partita, la settimana precedente all'Udinese, io ho visto Lautaro e Barella normali, parlando, perché loro parlano con l'allenatore, stavano bene fisicamente. La partita, due o tre giorni prima di incontrare il Real, giusto? Magari si sono parlati e ha detto, no, io mi sento un po' stanco. No, è chiaro. No, ascoltami, succede, noi da fuori non possiamo saperlo. No, ho capito. Io ti dico, succede, allora dici, aspetta un attimo,
per no, è un mio pensiero, poi non so ma se quello è l'ho capito, ma il problema secondo me è antecedente. Scusa, cioè, tu c'hai una settimana davanti, ho preso le sostituzioni, ho preso le sostituzioni con l'Udinese, sono obbligato. Che il giorno prima questo qua ti dice che sta male, che si sente le gambe stanche. Giacomo, ma Franco, ma noi non possiamo sapere cosa si dicono loro. Certo, però dico, se c'è tre partite in una settimana, l'allenatore deve fare dei programmi, lo faccio riposare con l'Udinese. Ma allora io con la Real Sociedad mi serve, allora inevitabilmente mi serve. A questo punto Paolo devo dire che l'allenatore non capisce niente. No. L'allenatore privilegia il campionato, cioè, no, è un po' sottovalutato, no, la Real Sociedad, no, secondo me. No, io scusa, io, un pochino. Fammi dire, io qua vado più dalla parte di Francesco. Tu in questo momento, la quindicesima, sedicesima, non puoi decidere punto certo, su questo certo. Lato. Perché è impossibile. Non perché non sei bravo, perché è impossibile. Allora, io ti dico che una delle motivazioni può essere che parlando tra di loro anche la sera prima, magari lui aveva deciso di farli giocare. No, no. Loro parlano. Era da due giorni, c'era detto, la notizia che Lautaro stava di Champions, fuori. Lautaro sì, con la panchina. Ragazzi, terza di fila, ragazzi, io sto dicendo la sera prima, può aver parlato due giorni prima, tre giorni chiaro. Prima. Allora, io dopo un allenamento, il giorno prima sto bene, il giorno dopo arrivo a fine allenamento, mi sento non a posto. Chi mi dice a me che hanno parlato, ha detto aspetta un attimo, però, okay, facciamoli però è riposare. La terza di Champions di fila che Lautaro parte in panchina. Cioè come a dire, io in campionato ti schiero sempre, sei troppo importante, vuol dire dare la premessa. Sì, comunque Paolo, io dico questo e ho finito. Sì, sì. Per l'Inter, come prima parlavamo del Milan, per l'Inter non è importante solo vincere lo scudetto per la seconda stella. Per l'Inter è importante vincere tutte le competizioni, certo. Come tutte le squadre. Certo. Allora, non è giusto sentire adesso, non mi va a me di sentire, no, ha deciso così perché punta allo scudetto. Non è vero. Punta a tutto. Come fai a sapere se vince lo scudetto? Punta a tutto, però ha un sogno. E allora perché abbiamo però detto... un sogno. Perché tu hai detto, Michele, prima, no, si vede che privilegia... Perché l'hanno detto però, in ordine, Zhang, Marotta, Inzaghi... detto? Che privilegia lo scudetto? Però mi chiedi, no, in più con Liverpool due anni fa hanno tutti detto a Inzaghi... Sei 0-1, no. 11 contro 10. Adesso hai perso il campionato per un punto. Sì. Qual Francesco è la Franco, dai, tanto fino alle 11 quarto però, se però la, dopo la situazione ti si era apparecchiata in maniera che tu sei 3-0. Alla ma fine, per questo ti ho preso i cambi con l'Udinese. L'Inter toglie Bastoni che tornava da un mese fuori e lo doveva togliere. Toglie a che minuto lo toglie Bastoni? Al 56esimo. Ok. Poi toglie Thuram insieme a Bastoni perché dice tra le due punte ne iniziò a risparmiare una e lui Thuram è quello che strappa di più. Poi quindi toglie... li ha tolti assieme? Sì. Quindi uno slot, poi? Poi il secondo slot, e lui li fa sempre i cinque cambi, Di Marco, anche questo obbligato con Cuadrado che ha pochi minuti e Di Marco che cala che spesso. Minuto, su che minuto? Al 71esimo il secondo slot e Çalhanoğlu, anche lui in caro a Mesaslani e ti lasci sempre uno slot alla fine, quello alla fine... ha messo Sensi per Mkhitaryan, sì, questa poteva essere, però lui a Sanchez e Frattesi gli ha detto vi faccio partire titolari martedì e tiene con l'Udinese a Sensi in campo 90 minuti Lautaro. Devi far partire i titolari mercoledì, martedì. Perché ha messo sette titolarissimi col martedì e ma ha fatto ma tu non devi mettere sette titolari, devi mettere Lautaro Martinez là davanti. Ho capito, perché ma Sanchez Lautaro non fa Lautaro Martinez. Lautaro è Thuram, la squadra con Sanchez non è la stessa squadra. Lautaro è Thuram, li preserva. Oh, ma mi spiega, parliamo dell'allenatore. L'allenatore perché ha fatto questa scelta? Arabo. Perché hanno una logica, i dati, tra l'altro. A fine primo tempo. Allora di che cosa stiamo parlando? No, loro dicono che tu ad oggi... non è un grande rischio se no fai... ma io sto dicendo qua stiamo discutendo sul discorso perché non le ha fatti giocare in Champions sì, e magari sì, con l'Udinese sì. Allora la domanda io che vi faccio, perché l'allenatore è più interessato alla Serie A che la Champions League? Ha fatto? Io gliel'ho chiesto secondo Inzaghi. Voi perché Inzaghi? È più interessato allo scudetto? Sì, sì. Sì. Michele lo ha detto alla quindicesima. No, ma l'ha detto per me no, alla quindicesima ribadisco alla quindicesima dopo che sei 3-0 fine primo tempo con l'Udinese. No, scusate, noi l'Inter non è che ha scelto di uscire dalla... l'Inter era già matematicamente qualificata sì, certo. E ha detto forse riusciamo a vincere pure così con la Real. Certo. Scusami, ma far giocare Barella nel centrocampo dell'Inter e aver davanti la coppia Thuram Lautaro sarà diverso? Certo che è diverso. Ah, okay. Però è diverso, Francesco, fare quattro partite in più della Juventus punto a punto ad aprile? Ma scusi, perché se l'Inter fa col Copenaghen negli ottavi, ma scusi, ma forse se tu passa. Togli Lautaro al 45esimo, Inter Udinese 3-0. Se tu lo togli al 45esimo, partita in ghiaccio.
e lo fai giocare titolare con la Real Sociedad. Ma io avrei fatto il minutaggio è lo stesso. Ma allora, quanti minuti ha fatto Lautaro Crudinese? Non riesco a capire. Ha giocato tutta la partita. Ha giocato tutta la partita. Quanti ne ha giocati la Real Sociedad, Lautaro? Non è questione di incapace. Allora, al 65esimo, 90 più 25, giusto? Sì. Giusto, 90 più 25 quanto fa? 115. 45 più 90, cioè ci sono 20 minuti che ballano, Sì, sì, ma quindi come se ha detto tu Paolo, sul 3-0 Crudinese mandi Lautaro, lo lasci negli spogliatoi. Sì, ma cioè, l'Inter a Salisburgo e altre partite ha messo Lautaro e Barella nell'ultima mezz'ora e ha fatto l'Inter, tanto è vero perdere che Salisburgo. No, ma ti in dico questo momento tu hai due partite, vi dico l'ultima cosa, Frattesi ha anche detto a fine ragazzi partita come era stata preparata con la Real Sociedad. Il primo tempo come col quello che vuoi, ma è un Inter diverso con Lautaro Martinez o se. Ma tutta la vita, le partite, come ha detto, scusate, anche Cialanoglu, perché si capisce, vi do un dato in più. Al volo mi devo fermare. L'ha detto Cialanoglu alla fine di Inter Benfica 1-0 e l'ha detto Tesi alla fine di questa Inter Real Sociedad. Siccome non puoi andare a mille tutte le partite, l'Inter sia col Benfica in casa e c'è riuscita e con la Real Sociedad e non c'è riuscita, aveva provato il primo tempo più anche un po' a far sfogare l'avversario, che è un avversario che ti attacca. Il secondo voleva accelerare. Con la Real Sociedad non è riuscita ad accelerare segnando, ma in quell'accelerazione entravano pure Barella e Lautaro che sono entrati. L'unica Michele, cosa che è andata un po' storta, quando torniamo ti faccio una domanda e ti chiedo: il giocatore più forte che hai, tu lo metti dal primo minuto se vuoi vincere la partita, se no ragioni di strategia come mi hai detto te, li faccio attaccare, la strategia la, quando te ne frega un po' di meno, ma se no oggi, che te ne frega di più dello oggi scudetto. In campionato Inzaghi la strategia non la calcola, Lautaro è titolare sempre, esatto, perché basta. Lautaro e Thuram devono basta essere preservati, non ragiona di strategia, rischio, lo mette, ne riparliamo tra due minuti. Ben ritrovati, continuiamo sull'argomento che è caldo. Franco, volevi dire? No, una domanda, perché voglio cercare di stare una però, Michele, velocissimo. Allora tu ci riportavi le parole della società Ayevedrim. Quindi fondamentalmente la società ha già scelto dell'Inter, cioè più importante la seconda stella rispetto alla Champions. Come lo devono dire? Lo dicono prima e dopo i pasti, tutti i giorni, dal primo giorno, dal 13 luglio, prima conferenza. Però abbiamo adesso detto, a Natale we have a dream, abbiamo un sogno, non è la Champions, detto poco è la fa seconda che non stella. Puoi fare determinate scelte al 15 di dicembre. Ma non è una, ma non è una scelta, è la formazione che tu fai, la scelta la fai sempre, ogni cosa che fai nella vita fai una scelta. Cioè, scusa, gli ha fatto una domanda. Ma tu concordi con questo tipo di strategia? Preferiva vincere una o l'altra? No. Ah, tra l'altro è stata fatta. No, scusa, mi dice la domanda di Giacomo. Non a Zhang. Ha fatto stata una domanda, poverino. Sto rispondendo, non l'hanno fatta a Zhang perché non c'era. Michi, calma. Allora. Perché gliel'hanno pure fatta, voi non ci credete. Ho capito, però abbiamo ben tre minuti, quindi la domanda è a loro, al presidente, non so, a Marotta, chi. Ti dico la è stata fatta la domanda, preferite vincere lo scudetto o la Champions? No, la domanda è stata questa, lo scudetto o la finale di Champions, però con risultato aperto? Ah, la finale, non se vinci. Certo, ma se vinci perché tu sei puoi programmare tu Inter di vincere la Champions, tutti abbandonerebbero il campionato. Che domanda è? Preferisci vincere lo scudetto o andare in finale di Champions? Che domanda è? La domanda è, infatti, ma che domanda è? In finale te la giochi. Però la fanno sta domanda. No, ma non si può fare, non si può. Preferisci giocarti un'altra finale o vincere la Champions? No, scusa Paolo, posso permettermi velocemente? Se tu, io sono il presidente e mi chiedi se preferisco vincere lo scudetto, andare in finale o avere la possibilità, non in finale perdere, avere la possibilità di giocarti la finale. No, tu mi devi perché mi dici che vinco lo scudetto e vado in finale perché e non sono, so se perché vinco. Sono due competizioni dove la Champions c'entra. È più importante dello scudetto. Ma cosa c'entra? La domanda deve essere fatta. Preferisci vincere la Champions League o lo scudetto? Non è facile la risposta. Non la fanno perché si dà per assodato che sia la Champions. Ma com'è facile? È normale questa domanda? Non è normale dire la finale? Ma no, una domanda che ha già una risposta non è una domanda. Dire preferisci la Champions. Allora, fanno una domanda a Champions scudetto, perché si dà per assodato che sia meglio vincere la Champions sempre. Quindi si abbassa un po' il tiro e si dice: preferiresti giocarti la possibilità di giocare una finale o vincere lo scudetto? Ma scusa, ma chi è che non dice lo scudetto? Chi? Io lo scudetto me lo dici per certezza? Ma se mi dai, la certezza che vinco. Mi dai la certezza di sollevare un trofeo. Ma chi se ne frega? Il 50% non so se la vinco. Ho capito, cioè, è chiaro che ti dico lo scudetto. Ma l'Inter negli ultimi 51 anni ha fatto due finali di Champions. Ma ecco perché ti dico che domanda. Vagliela dire a Franco. Ma che domanda è? Chiedila a Franco. Infatti, ma che domanda è rispetto a un'ipotesi eventuale? Ma ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando?
certo che scegli la vittoria di io scelgo la finale Champions, per esempio, ovviamente. Tu scegli la finale? Certo. Tu scegli la finale. Ma lo scudetto, l'Inter ha 19 scudetti, ha 3 coppe campioni, sarà che io ho il 50% di vincere la quarta, anziché... No, te con la certezza di vincere lo scudetto e il 50-50 Champions? Sì, sono in tanti a pensare. Perché per me l'Inter in questa epoca fare una finale di Champions è come... Perché lo scudetto è come un miracolo, è vedere lo scudetto è una seconda scelta. Cioè è molto divisiva, non sta la scandaloso né l'una né l'altra cosa. Ribadisco, mi sembra strano avere questa ossessione per lo scudetto a dicembre. Dicembre. Ti ripeto, io concordo. Per tutto quello che è successo, perché sto faticando con l'Udinese, va bene, tiri lì il capo. Sul 3-0 una partita che è finita. Francesco, due anni fa è successa una cosa che evidentemente all'Inter, insomma, l'ha detto pure Di Marco in questi giorni. Però ti posso dire, tu continui a dire l'Inter, ma secondo me Inzaghi. Anche Inzaghi. Cioè Inzaghi dice: io sono allenatore che ha preso scudetto col Milan, se quest'anno l'ho preso anche con la Juve. Non me lo fanno più uscire di casa. Paolo, anche i tifosi dell'Inter, cosa hanno detto a Inzaghi due anni fa? Hanno detto: hai regalato lo scudetto, scudetto è la prima cosa. Oppure anche lo stesso papà. Ma scusami, Inzaghi, mi viene da pensare allora che forse non. Che forse non fosse così prioritario arrivare in testa al girone. No, non era così prioritario. No. Si poteva arrivare. L'ultima partita in casa con la Real Sociedad va benissimo. Facciamo un bel pareggino, così arriviamo a secondo. Si poteva vincere, ma preservando che se ci sta i migliori. Sentendo, cioè, mi sembra una roba da perché non è possibile. Ma scusa, ma la formazione io sono quando Paolo, ho avuto la formazione. Ma appunto per quello che ti sto dicendo. Cioè... Però voi non ve lo spiegate. Io ho dato una spiegazione. Secondo me ci sono state altre problematiche. Vado a casa questo dubbio. Allora, ci dobbiamo fermare.